Spacciavano droghe in una struttura d'accoglienza per richiedenti asilo. In manette sono finiti due giovani nigeriani di 20 e 28 anni, entrambi ospiti a Sansepolcro in una struttura d'accoglienza. A scoprire il giro di stupefacenti, i carabinieri del comando di Sansepolcro, dopo una segnalazione da parte dei responsabili della stessa struttura a prefettura e tenenza dei carabinieri delle attività sospette. I militari hanno constatato che due ragazzi spacciavano droga ai giovani del luogo. È scattata così la perquisizione domiciliare nei loro confronti. I due giovani sono stati trovati in possesso di 30 grammi di marijuana divisa in dosi, un grammo di hashish, un bilancino di precisione e 70 euro in contanti ritenuti provento dell'attività illecita. I militari hanno provveduto al sequestro dello smartphone che i due utilizzavano per mantenere contatti via WhatsApp con i consumatori, tra cui risultano alcuni minorenni.